Buongiorno ragazzi, continua la mia missione di Fallout 4. Ho accettato la missione di questi due coloni, che è questa di qua, vi faccio vedere. È questa di qua, mi devo dirigere qui a uccidi i predoni nell'impianto di Corvega. Non so onestamente cosa troverò, però onestamente la cosa sta incominciando a diventare emozionante perché già sto incominciando a incontrare mostriciattoli difficili. E niente, ho già, come vedete, la direzione alla mappa. Ho già incontrato nel video precedente uno scorpione radioattivo. Siamo stati fortunati perché gliel'ho piazzati tutti in faccia. Gliel'ho piazzati ed è morto. Io ripeto, gioco a livello normale, perché non conosco il gioco, ma appena avrò finito interamente il gioco, poi più avanti faremo una diretta live in modalità molto difficile, dove vi mostrerò poi la mia tattica, perché devo un po' capire bene il gioco, che ancora non conosco niente, non conosco i segreti, voglio trovare tutte cose in questa videoguida fatta in normale, che è sempre un aiuto per chi è che ci mette le mani per la prima volta. Allora, noi qua scartaiolamo perché ho il terrore di incontrare qualche scorpione radioattivo. Vieni, cano. Oh, cazzo. Un cazzo di ratto tappa di merda. Canne ardenti che servono, perché qua serve tutto, proprio tutto quello che potete prendere serve. Ah, è la cosa che vi volevo dire, che me ne ero dimenticato, che praticamente dove trovate gli impianti per fare l'officina, le armature e quant'altro, potete depositare lì i vostri materiali. Io non lo sapevo, non ci ho fatto caso, l'ho scoperto casualmente e ora praticamente posso svuotarmi lì di tutto quello che trovo. Questo è stato almeno un lampo di genio, almeno è una cosa utile, è una strada da questa parte, sì, perché devo tenerlo centrale, devo tenerlo. Però noi, ecco, sì, qua ci sono delle macchine, perché ci sono delle macchine? No, ora vedremo. Le ho superate. Non capisco, forse sto sopra. No, non lo so, vabbè, non mi interessa momentaneamente. Per adesso non è ancora il tempo di esplorare come dico io, prima voglio finirmi il gioco, poi fare tutte le missioni secondarie e poi fare l'esplorazione quella seria, come piace a me, scoprire tutti i segreti e tutte le chicche che ci sono. Oh, qua. Puzza, puzza, puzza. No, qua c'è un materasso. Aspetta, preferisco viaggiare con la luce e non col buio. Ecco, perfetto. È molto più salutare qua che c'è. Ok, vabbè. Oh, qua c'è dell'attività a go-go. Lì c'è un fusto di radioattività. Oh, c'è l'effetto nebbia. Fico. Cioè non si vede una cippa, ragazzi. Che ha forte l'effetto nebbia. Che è strepitoso. Oh, cazzo. Ma no, mi la passo. Siamo nella traiettoria giusta, vero? Sì, la direzione è quella di là. Ah, finalmente posso utilizzare il teletrasporto, io lo chiamo così, so che si chiama in un altro modo, ma non riesco a dirlo in inglese.
quindi lo chiamo teletrasporto, il fatto che posso teletrasportarmi da un punto all'altro l'ho scoperto fino adesso. Praticamente se voglio ritornare a Century, vi faccio vedere, per esempio qua è dove anche c'è la mia armatura atomica che spero di trovare un nucleo, ci posso andare perché ora posso viaggiare più velocemente. Non ci avevo fatto caso perché solitamente in Fallout ti affaccia la scritta che ti avverte, qua no. Quindi andavo così. Mi è venuto così casualmente in mente di provare. Oh, Lexington. Lexington, dove cazzo è? Qua dice Lexington, ma qua io vedo solo nebbia. Forse da questa parte, meglio. Ah, qua vediamo. Sì, là vedo la città. Perfetto. Quindi ci muoviamo con circospezione perché qua io non conosco il posto. Ok, qua si entra. No. Il discorso che non si possa entrare in alcune abitazioni, secondo me è sbagliato. Cioè, per carità, non metto in discussione l'operato di Bethesda, però cavolo. Secondo me è sbagliato non poter entrare. Anche se il gioco è open world, questo sì. Super Duper Market. Super Duper Market, cazzo. Aspetta, dove sta? Che è questo? Sarà questo? Ah, il classico contenitore di spazzatura. Volevo capire se era questo o è l'edificio accanto, che qua nella mappa mi dà Super Duper Marta. Volevo capire un po', quindi do una guardata qua ragazzi, veloce veloce. Sì, trovato. Sono curioso di vedere cosa c'è. Poi continuo la mia normale videoguida della missione Pit Boy, visto che momentaneamente stiamo seguendo quello che ci dice il Pit Boy. Però come noi ben sappiamo, e come io ho già fatto in diverse altre videoguide di Fallout, oh cazzo, ghoul! Che cavolo, sono fatti strepitosi sono fatti. Dicevo, come voi ben sapete, io ho già pubblicato su Fallout che praticamente c'è anche il modo di poterlo finire senza seguire per forza la guida ufficiale cioè la guida del Pit Boy. Io appena avrò finito il gioco e avrò capito come fare, che solitamente poi creo la mia videoguida personalizzata, lo farò come l'ho già fatto in quella di Fallout 3, dove praticamente dimostro a tutti quanti che già partiamo con un giocatore potenziato più. Oh, guarda, è con Ghoul. Ghoul ferale. È un Ghoul morto. Secondo me sì, ma può anche darsi che mi sbaglio, o è in base al mio livello, più io divento forte, tu diventi forte, può anche darsi che sia così. Nel mentre qua ce lo giriamo, voi capirete, ne approfitto, non mi posso fare lasciare l'occasione, come si dice. Sono qua, guardiamo, non c'è una mazza. Questo che scopriamo qualcosa di interessante.
Ok, questo può essere utile. Quanta roba posso portare? Ah, ancora un bel po' ne posso portare. Poi, in tal caso, appena trovo, come vi dicevo, i macchinari, posso travasare gli oggetti lì. Oh, guarda. Cocomero, mettiamo la chiappa. Questa è roba da mangiare. Fino adesso ancora non ho mangiato. Ma com'è il mio stato di salute? Scusate, ragazzi. Stato livello 5, mi sono curato, ma il motivo è che mi volevo curare, non l'ho capito perché. Va bene. Un'ottima strategia venire qua, qualche sigaretta. Che c'è qualche cassaforte. Allora, uno l'abbiamo indovinata. Qua ce la è. Due. Quindi A, no, la E. C'è un tentativo rifornito, vediamo, prova di mossa, qua c'è sono. Ripristino, che siamo stati fortunati. Può essere che mace? No. E vaffanculo, codec, comandi della cassaforte. Perfetto. Sblocca serratura. E ho letto che c'era anche un robot. Comandi del Protectron. Usato solo dai tecnici. Attiva unità. Oh. Almeno mi fa piazza pulita. Poi vediamo come. Oh, qua c'è una bellissima armatura di Levi Dormi. Non l'avevo vista. Devo tirare palle. Allora, fammelo vedere su. Oh, migliore sei, cazzo, mi piaci. Bravo, così mi piaci. Allora, qua c'è. Che è sta cosa? L'abbiamo presa. Sgull, cadavere, non c'è la mazza. Qua è da dove siamo entrati.
Quindi abbiamo tecnicamente finito perché non ho trovato niente di particolare. Facciamo una. No, qua non l'avevo visto qua. Cioè qua stavo dimenticando, non c'è niente. Però qua ci sono tanti oggetti interessanti. Ci possono essere soldi. Foto. No, ho visto. Questo che cos'ha? È la mazza. Non pensare la coda, Grande, la mente esterna vai, viene usata protetto. in modo rapido ed equo. Hanno trionfato. Grande. Bravo piccolo. Oh, mi piace, massiccio, eh. Reattivo come giusto che deve essere. Però cazzo, tu diventi sempre in mezzo alle palle, cane. Oh, jukebox. Figo sto jukebox. Allora, quello che è. Niente, non è una mazza. Bicchiere, vabbè, non esageriamo. Ok, non c'è niente di particolare. Entriamo. Questo che cos'è? Può essere utile. È più difficile di Fallout 3. Fantastica. Te credo, questa è robetta buona. Che fa scherziamo, questa è ossigeno. Allora, vediamo un po'. Qua non c'era andato. Quindi ne approfittiamo. Ma che abbiamo, siamo qua. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Però non ho capito i distributori. Ma pure qua, se la prendi di base, cioè facile. Cazzo, ma che è di base. Mica incredibile. Quelle serrature difficili. No, si rompe, aspetta, rientriamo. Mica si è rotta subito. Proprio la destina che si doveva rompere. Oh, ma che cazzo. Cazzo, sono terrorizzato. Completo mi interessa vedere. Vestiario. Allora, questo è 3 relazione 1. Braccio sinistro. Ah, posso mettermi anche gli occhiali. Beh, gli occhiali, ah, percezione, buono.
Meglio avere la percezione in più allora. Away, ce l'abbiamo, la X, ok, va bene. Allora, nel mentre, un attimo, metto la pistola questa. Questo è, oh, Radix, vai. Bello, porca. Quindi lo posso poi fondere, intaccare i pezzi, smontare per potenziare. Qua c'è un bellissimo steampunk. La mia, no, scusa, non volevo ammazzarti, ti preoccupare che ti ammazzo. Cazzo, non riesco a vedermi, come mai? Vabbè, poi ve la mostrerò. Guarda, qua non c'è niente. Però conviene guardare bene. Oh, qua c'è una cellula di energia. Altra cellula, vai. Non siamo venuti proprio a vuoto. Ma qualche cosa abbiamo. Aspetta, aspetta. Non è niente. Pensavo che era. Allora, non mi dimentico niente, vero? Ho guardato ovunque. Perfetto, ce ne possiamo andare. No, aspetta, questa che è? Bottiglia di Nuka-Cola. Due Nuka-Cola abbiamo preso, buono. Qua c'è l'entrato? No. Vabbè, non c'è niente di particolare. Pensavo che era più piccolo, invece qua sto notando che è molto molto grande. Apri porta. Buono, vai, massacra. Aiuto, aiuto, vieni, vieni, aiuto. Rimane ferito ma non schiatta, quindi sto tranquillo, so che lo trovo là. Hai visto? Rompi palle. Ti ammazzerei se ti potessi ammazzare, ma non ti posso ammazzare. Però sul fatto che mi rimani vivo, questo diciamo che mi aiuta un po' il cazzo. Ogni tanto almeno qualcosa serve per davvero. Però cavolo, il robot perché non viene da questa parte, sto stronzo maledetto? Orologio, buono.
carica di benzina, buona. Un altro fucilotto. Aspetta, no, meglio non caricarsi troppo. Munizioni, revolver. Dai, troppo peso, merda. Devo trovare, allora, vediamo cosa posso posare. Trasferisci. Roba che pesa. Ci metto, ci metto, ci metto. Sì, no, queste non possono servire. Cappello militare e percezione 1. Vabbè, dai, ne metto 2. Casco laminatore. Coltello di plastica può servire. Sì, tanto ne ho due, vai, tosta l'amica. Siamo sempre in overpeso. Sì, siamo sempre in overpeso. Trasporti troppa roba. Quindi la cosa che mi sono levato momentaneamente erano cose leggere. Ho capito, ci leviamo. Guarda, mi levo uno di questo. Allora, devo lasciarlo. Uno. No, le granate no, manco le muore. Allora, le granate e molotov me le inserisco. Ok, siamo più leggeri. Allora, un attimo ragazzi, che mi inserisco, ecco. Mi inserisco molotov e granate. Allora, mettiamo qua il tasto. Metto qua. E mi metto anche le Molotov. Bottiglia, Molotov, no, scusa, l'altra, granate. Ecco qua, così ci abbiamo più cose subito a portata di mano. Allora, qua ho guardato, là non c'è nient'altro. Va bene, ora interrompo perché mi sta venendo estremamente lunga questa videoguida di qua. Ma che siamo qua, facciamo, oh, cazzo, manco neanche l'ho mossa. Oh, che fortuna. Ottimo, lo so, a fortuna. Liscio. Cazzo. Sono arrivati supersonici. Vaffanculo, sono velocissimi, insomma. Altra roba perché siamo pesanti.
Ma questo posto è grandissimo. Ragazzi, qui c'è la fabbrica dei gol. Figa, figa. Minca tutti liscio. Non so se posso prenderla, no, ne ho 7. Oh, ho trovato, bello, un nucleo a fusione ho trovato. Sì! Vai! Quindi abbiamo la nostra armatura atomica di nuovamente in efficienza. Grande! Oh, e qua si esce. Bene, allora io qua mi fermo. E via. Rottura ok. Ragazzi, come al solito, se vi piace la mia videoguida, un bel pollice all'insù e seguite le mie pagine social dove io pubblicherò giornalmente tutte le mie videoguide quando caricherà. Ok. Qui ora ci salutiamo, ragazzi. Vi do appuntamento alla prossima videoguida di Fallout 4. Ciao a tutti!